Si è celebrata nella quarta domenica dopo Pasqua la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, giunta quest'anno alla 50ª edizione, una ricorrenza sempre più rilevante per la Chiesa cattolica, che da diversi anni deve fare fronte ad una sensibile carenza di consacrati. Dopo la marcia da Concesio a Piazza Duomo, svoltasi nella mattinata all'insegna di Ora et Cammina, e la messa delle 11 celebrata dal vescovo Luciano Monari, nel pomeriggio ha preso il via anche la bicicletta degli appassionati verso Calcinato. Sì, devo dire che il tempo non ha fermato questa bellissima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Quest'anno si svolge a Brescia. Alcuni coraggiosissimi ragazzi sono venuti a far festa con noi. Cerchiamo di viverla nel modo più bello e che il Signore ci aiuti davvero ad essere sempre allegri nel cuore. Ti stai divertendo qui oggi? Sì, molto. Cosa hai fatto? Ho giocato a calcio, poi a tiro alla fune. Hai vinto o perso? Pareggiato! Sì, un po' di pioggia, ma bella. Stare vicini ai bambini comunque è significativo, il CSI si impegna da questo punto di vista. Sicuramente, anche perché i bambini sono il futuro, sono coloro che poi porteranno avanti tutto il nostro messaggio, il nostro modo di fare attività e proporre attività a cominciare da loro, ma anche per i più grandi dopo.